Buongiorno a tutti e bentrovati in questo nuovo video di pensiero computazionale apprendimento creativo. Come vedete da questo coloratissimo badge, io sono Flavio e oggi scopriremo come utilizzare Microbit per realizzare tanti progetti creativi. Posso ad esempio costruire un dado digitale che posso poi utilizzare con il mio gioco preferito. Oppure realizzare un sistema che mi ricordi di bagnare le piante, per esempio quando il terriccio sta diventando troppo asciutto. In progetti come questi possiamo integrare la nostra creatività manuale con la competenza di fare coding e diventare artigiani di robot. In questa puntata esploriamo le basi di Microbit, che è il nostro punto di partenza per iniziare a inventare. Nello specifico scopriamo come programmare Microbit, come usare il simulatore, come usare i sensori trasduttori, come scaricare il programma su Microbit, come integrare Microbit con elementi unplugged. Questo per far dialogare la nostra creatività con la competenza di fare coding. Per fare tutto questo applichiamo le nostre conoscenze relative a come è fatto il Microbit, cioè quali sono le sue componenti e come funziona Microbit. Innanzitutto ci colleghiamo al sito www.microbit.org. Clicchiamo sul menu Let's Code, qui in alto a destra, e poi sul pulsante Make Code Editor. In questa sezione troviamo i nostri ultimi progetti che abbiamo creato. Qui sotto invece una serie di tutorial per iniziare, più alcuni esempi da cui possiamo trarre ispirazione. Proviamo a creare un nuovo progetto. Diamogli un nome, poi clicchiamo sul pulsante Crea. Ecco, questa è la piattaforma di programmazione Microbit. Vedete, è molto simile a quella di Scratch che già conosciamo. Nell'area di programmazione qua a destra sono già presenti due blocchi, all'avvio e per sempre. Nel blocco all'avvio possiamo mettere i comandi che vanno eseguiti una sola volta, all'inizio del programma. Stiamo parlando delle inizializzazioni. Nel blocco per sempre inseriamo invece dei blocchi che costituiscono il ciclo principale, quelli che caratterizzano il cuore del programma. Ok, adesso voglio creare il programma per il mio badge. Come prima cosa vorrei visualizzare subito, appena accendo il Microbit, un bello smile. E lo metto qua, nel blocco all'avvio. E cambio l'icona in smile sorridente. Tutte le volte che accendo il Microbit, vedete qua sulla sinistra, viene visualizzato uno smile sorridente. E poi voglio fare in modo che tutte le volte che scuoto il Microbit, visualizzi il mio nome. Quindi vado a cercare questo evento, quando scuotimento, e dentro gli metto il blocchetto mostra stringa e scrivo il mio nome. Ok, vedete che è comparso un pallino bianco che simula lo scuotimento. Lo premo, ecco qua, tutte le volte che scuoto il Microbit viene visualizzato il mio nome. Però manca ancora un pezzo, alla fine voglio che compaia di nuovo lo smile. Quindi aggiungiamo lo smile alla fine. E poi qualche blocco di pulizia dello schermo. Ok, vediamo se funziona. Ho acceso il Microbit, questo è il simulatore, e visualizzo lo smile. Provo a shakerarlo e viene visualizzato il mio nome. E poi di nuovo lo smile. Perfetto. La cosa interessante di Microbit è che possiamo utilizzare Microbit senza avere un Microbit. Vedete? Questa figura in alto a sinistra è un vero e proprio simulatore di Microbit, una specie di anteprima.
possiamo utilizzarla per verificare che il nostro programma funzioni correttamente. Ok, ora possiamo scaricare il programma. Per farlo è molto semplice. Basta collegare il microbit al computer. Il microbit viene visto come una classica pennetta USB. Clicchiamo il pulsante scarica e poi seguiamo le istruzioni che ci propone la piattaforma. Ecco, io ho già collegato il microbit, quindi dobbiamo soltanto più spostare il file.exe dal nostro computer al microbit. Così. Vedete, mentre il computer sta copiando il file sul microbit, il LED giallo lampeggia molto velocemente. Ok, il trasferimento è stato completato. Scolleghiamo il cavetto USB e connettiamo il pacco batterie per alimentare il microbit. Con alcune versioni di microbit possiamo collegare direttamente il microbit al computer utilizzando il canale Bluetooth. In questo modo. Collego il microbit, poi clicco sui tre pallini qua in basso a sinistra e su accoppia dispositivo. Quindi di nuovo coppia dispositivo e infine vado a selezionare il mio microbit che è questo, connessione. Adesso posso scaricare questo programma in un clic, cliccando sul pulsante scarica. La procedura di trasferimento del programma è ancora più semplice. Ora il passaggio più interessante. Dovete sapere che il microbit è un dispositivo dalle grandissime potenzialità. Si può trasformare in mille modi differenti. Basta utilizzare un pizzico di Unplugged e tanta, tanta creatività. In questo esempio abbiamo usato l'accelerometro del microbit. Vedete, tutte le volte che scuoto il microbit visualizza il mio nome. In realtà il microbit ha tanti altri sensori, ad esempio un sensore di temperatura, il sensore di luminosità, un accelerometro, una bussola. In alcune versioni c'è anche un microfono, serve per consentire al microbit di percepire il rumore ambientale. Scopriamoli liberamente. Il microbit integra anche una serie di trasduttori, ad esempio in alcune versioni c'è anche un altoparlante, serve per riprodurre dei suoni. Poi ci sono le interfacce, i due pulsanti A e B, la matrice di LED per la visualizzazione di immagini. E gli occhiali a cui posso collegare i cavetti a coccodrillo, per esempio. In questo modo il microbit può interagire con il mondo esterno. Per finire, ogni microbit ha una funzionalità speciale, la trasmissione Bluetooth. Quando abbiamo due microbit possiamo farli comunicare tra loro. Uno invia un messaggio e l'altro lo riceve. E ora tocca a voi. Utilizzate microbit con la vostra creatività manuale. Provate a realizzare il vostro badge. Riassumiamo in breve quello che abbiamo scoperto oggi. Come programmare microbit, come usare il simulatore, come usare i sensori trasduttori, come scaricare il programma su microbit, come integrare microbit con elementi unplugged, come collegare la nostra creatività con la competenza di fare coding. Cosa vediamo nella prossima puntata? Mettiamo insieme i tre ingredienti che ormai conosciamo molto bene: Scratch, microbit e tutto l'unplugged che abbiamo a portata di mano. Ciao ciao!